a te e a tutti ciurma e benvenuti Reggiocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. E finalmente direte voi. Come sempre ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno signore e signori dopo un'attesa veramente infinita. Per la quale io vi chiedo scusa ma avevo appunto spiegato cosa stava succedendo in questi giorni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ragazzi a ritornare con le nostre serie, anche se in effetti ragazzi alla fine della serie su The Last of Us temo che manchi ancora un pochettino. Credo che finirò prima Resident Evil ovviamente, al quale non dovrebbe mancare moltissimo. Fatto sta che in un post nella sezione community vi avevo appunto chiesto dei suggerimenti per una prossima serie. Avevo scritto che stavo pensando di portare The Walking Dead, quindi quello della Telltale, la prima stagione, perché ragazzi sono passati veramente tantissimi anni da quando l'ho giocata ed essendo un gioco a scelta ed essendo un gioco horror mi sembrava una buona opzione. In ogni caso come sempre ragazzi aspetto i vostri suggerimenti qua sotto in commento. E quindi eccoci qua di ritorno, bando alle ciance ragazzi, siamo ritornati qui da Abby, eravamo appunto riusciti alla fine a scampare alla nostra prigionia diciamo così. Fatto sta che gli strumenti e le robe che ci servono sono in una parte dell'ospedale che ovviamente non è per niente amichevole, anzi direi che è veramente un inferno ragazzi. Quindi ci eravamo lasciati appena prima di accendere il generatore. Quello che temo è che quel maledetto generatore aprirà tutte le porte che attualmente sono bloccate, dietro le quali ci sono tanti amichetti belli belli che ci aspettano, pronti per festeggiare. Tra l'altro avevamo sentito un rumore, un rantolo che neanche Abby è riuscita a riconoscere, per cui io non vorrei che qua dentro da qualche parte ci sia qualche nuova bella creaturina, bella pacioccona, non vedo l'ora di incontrarla, non vedo l'ora. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati esattamente qui ragazzi, ho dato uno sguardo un pochettino alle nostre scorte di munizioni e devo dire che sinceramente non siamo messi proprio benissimo, che gran novità ovviamente starete pensando. Però allora intanto questi me li piglio perché la volta scorsa li ho lasciati qua, mi chiedo perché, evidentemente sono entrata, sono andata direttamente ovviamente al banco da lavoro che però era un'altra stanza, quindi sono entrata qui e ho chiuso il video, per cui ragazzi non ci resta che trovare, non avevo trovato il generatore io scusate l'altra volta, perché poi ho lasciato tutto così al caso. Magari ci fosse lei con me, o Manny. Sarebbe sì, bello. Sì, questo già l'avevamo detto l'altra volta, ma niente, non è niente. Raccogliamo questi. Bello, bello, bello. Carburante per il nostro caro lanciafiamme. Direi che possiamo crearci qualcosina, ragazzi. Che qua c'è dell'esplosivo. Che me posso creare? Solo bombe rimbalzelle. Direi per ora, ragazzi, di tenerci quest'alcol. Perché comunque medikit, sì, ne abbiamo tre. Però sapete com'è. Non vorrei veramente ci debbano servire. Quindi poi rimango a secco. Quindi prendiamo pure questi ingranaggetti. Appunto ragazzi, ecco il generatore. Quindi facciamoci il segno della croce, incrociamo le dita. Non so davvero cosa aspettarmi da quest'azione, ma oh Gesù, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ragazzi vi giuro, cioè, sto facendo questa cosa con non poca ansia, perché le situazioni davvero possono essere spiacevoli. Ok, quindi adesso non ci resta... aspetta però. Ah no, pensavo potessimo attivare le porte singolarmente. Invece mi sa proprio... sì. Ok, sta mandando la corrente esattamente a tutte le porte. Che cos'era quel rumore? Già inizio a sentire rumori che non mi piacciono. Allora, io spero soltanto, ragazzi, che le porte non si siano aperte da sole, ma che magari dobbiamo essere noi ad aprirle singolarmente. Per quanto comunque questa cosa, vi ripeto, ragazzi, non mi faccia impazzire, non abbiamo altra alternativa. Per cui aspetta, per tornare alla zona di... cioè, da cui siamo arrivati, mi sa che possiamo passare solo di qua, ragazzi. Un bel respiro profondo, siamo pronti? Ma è abbastanza...
Guarda un po', bloccata. Si è blocca. Vabbè, ma lei c'ha i muscolacci. Eccala, ragazzi. E lo sapevo. E lo sapevo. Oddio, 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 oddio. Oddio, oddio, oddio. Già situazione proprio di merdissima, ragazzi. Ma proprio detto niente. Ah, se riuscissimo ad evitare di fare casini sarebbe davvero meraviglioso. Per cui se potessi ammazzare almeno questi bastardelli silenziosamente sarebbe fantastico. Il problema è che i due ovviamente si girano sempre più o meno nella stessa zona. Quindi vediamo un attimino cosa possiamo fare. Cerchiamo di non fare... Devo cercare, ragazzi. Ah, serio? Tu sorella. Ecco qua. M'hanno sentito tutti, no? Ovviamente. Porca paletta. Allora, qualcuno di voi. Mannaggia. Oh, quanti ne stanno arrivando. Oh, non è manco morto. C'è un pugnale, non basta neanche. Ma che cavolo. Ragazzi, allora, cioè vi rendete conto, no? Che il mio piano è andato letteralmente a quel paese per colpa di quel maledetto che stava nel muro, incrostato nel muro. Io non ci posso credere, non me ne ero accorta. Perché se me ne fossi accorta... Sì, sarà di sicuro facilissimo, Abby, di sicuro. Qualcuno di voi mi aveva dato un suggerimento veramente utilissimo, tra l'altro. Forse nell'ultimo video, comunque in un altro degli episodi. E appunto mi avevate detto che potevo far fuori quelli incrostati nel muro da lontano, sparandogli prima, insomma, che si staccassero dalla crosta dei loro funghi. Solo che di questo, ragazzi, veramente non me so accorta. Che cavolo di sfiga, però, Che cavolo di sfiga. Allora, dove sono quelle scorte? Bella domanda. Il punto è che dobbiamo davvero sperare che non ci sia più nessuno qua dentro. Allora, qua dentro, vedete, ci sta questo che è incrostato, che sicuramente si risveglierà. Per cui se dovessi riuscire... Ma tra l'altro dov'è la testa? Scusa. Qual è la testa? Se gli sparassi... Tu puta, la puta che te pario, veramente, però che palle. Cioè, ho sprecato pure i colpi, perché perché non l'ho preso? Non lo so, ragazzi. No comment. No comment. Volevo evitare di fare casini, di far succedere il putiferio, e invece è andato tutto a merda, come al solito. Tu non mi hai manco lasciato niente. Grazie, pezzente. Comunque, raga, qua mi stanno a dare un sacco di roba. Solo che, cioè, posso creare solo altri medikit di regola. Non c'ho più pugnali. Direi di approfittarne, ragazzi, crearne un paio. A questo punto di... ma ormai il silenziatore a che me serve? Non lo so, potrebbe servire. Creiamone uno comunque. Raccogliamo quindi questo straccetto. C'era dell'altra roba da qualche parte? Qua mi sembra di no. Io la vedo male, male, male. Ma male, malissimo. Che sorta di incubo, raga. Ma veramente che incubo. Allora, qua siamo ritornati appunto nel corridoio principale. Quindi abbiamo aperto la prima porta recovery, che non c'aveva praticamente una mazza. E adesso? Lo so, adesso... Che c'è? Dobbiamo aprire altre porte. Qua dentro ce n'è uno. Questo si risveglierà secondo voi? A me mi sembra abbastanza incrostato. Io spero veramente che non si alzi. Qua c'è qualcos'altro di incrostato, no? Perché tanto qua le incrostazioni, proprio come se non ci fosse un domani. Allora, forbicine, pilloletta, pilloletta. Mi sa che lì nell'angolo ce n'è uno incrostato. Qua dentro che abbiamo? Pilloletta, pilloletta e alcol, che però attualmente è al massimo. Qua dentro, altre pillole. Minchia, quante pillolette, raga. Me posso potenziare qualcosa? C'ho 106 pillolette. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, per 50 pillolette direi che questo potrebbe essere utile. Durata slancio più 70%, quindi lo slancio dura più a lungo. Quindi questo ormai è potenziato al massimo. Per il resto, questo pure sì, potrebbe essere utile. Fatto sta, raga, che in fase di mira mettermi io a trattenere il respiro per stabilizzare l'arma, non so se ho la prontezza proprio per farlo. Fatto sta che per arrivare qua comunque questi altri due li devo comprare. Quindi intanto compriamo questo. Chissà se mai me ne ricorderò. E così ce ne rimangono 26. Quindi va bene. Per cui qua c'è qualcosa. C'è sto mucchio di bozzoli. Ma mi sembra che non ci sia niente di incrostato. Quindi
scoccetto. Vediamo che c'è qui. Di sicuro niente. Ma che ovviamente, ragazzi, quello che ci servirà sarà sicuramente sicuramente nella sala più schifosa, lurida, infestata di questo maledetto ospedale. Esplosivo. Forbicine. Ci metto proprio, guarda, mi ci gioco gli zebedei che non ho. Proprio ad occhi chiusi. Proprio ad occhi chiusi. Vabbè, questo non si è risvegliato. Ragazzi, non ci resta che andare di qua. È l'unica via che ci è rimasta. Non possiamo fare altro. Ricarichiamo pure il fucilozzo. Ok, è già al massimo. Emergency room. La sala del pronto, cioè dell'emergenza. Quello che cavolo è. Ah, Gesù. Cielo, proteggici, per favore. C'è qualcuno là? Ammazza, comunque, raga, questi fanno certi bozzoli, che è una roba incredibile. Cioè, i bozzolazzi che gli sono cresciuti addosso. Che schifo, veramente che schifo. Allora, fatemi guardare bene, appunto, nelle incrostazioni, se c'è qualcuno pronto a saltarmi addosso, perché ci manca solo che mi faccio piano un altro infarto così a gratis. Comunque, qua c'è stata talmente tanta roba, non posso prendere niente. Solo straccetto, che ce l'ho al massimo, e qua non c'è altro. Cioè, raga, qualche altra pilloletta ce la potevano mettere, cavolo. Siamo in un ospedale. Va bene, andrò avanti. Anche se non mi piace tipo per niente. Sento un rumore. Oddio, che cos'è quella cosa là in fondo? Che cos'è? Oddio, no, raga, non mi sta piace per niente. No, no. Gesù. Gesù, sì, cos'è sta roba? Ah, che schifo. Ma sta roba è fresca. Sto sangue, sta ammasso de schifo. È freschissimo. Questi sono tutti incrostatissimi. E qua c'è una scia di sangue che sembra appunto alquanto fresca. Va bene. Allora, pronta a qualsiasi evenienza. Entriamo qua dentro. Tu non ti risveglierai, vero? Non penso ti saresti già risvegliato. E straccetto. Niente, raga, mi stanno a regalare straccetti come se non ci fosse un domani. E non li posso prendere. Cos'è che è arrivato fin lì? Che ha portato la scia di sangue, di morte fino a lì? Bottiglie al massimo. Qua dentro manco ci sarà una mazza. Nada. È assurdo, ragazzi. Ma che ci sia un'ambulanza nel garage. Sì, già l'hai detto, Abby. Ho capito che vuoi che ci sia un'ambulanza nel garage. Ma qua non abbiamo trovato nulla. Tra l'altro, raga, colpi per pistola caccia al massimo. Alcol al massimo. Cioè, ma fatemi controllare. No, vabbè, non si sente niente. Quindi sembrerebbe non esserci niente qua in giro. Ma a me la cosa mi puzza tipo tanto. Posso entrare di qua, ma non so se andare prima là dentro. Non so da che parte andare prima, ragazzi. Cioè, io sto con una fifa addosso che voi manco vi potete immaginare. Qua non c'è una mazza. Qua c'è la scia di sangue che va proprio prepotente. Qua zona ambulanze. Quindi fatemi capire, in tutto l'ospedale non abbiamo trovato una mazza. Dovremmo trovare quello che ci serve in un'ambulanza. Culo vorrebbe che lo trovassimo, quello che ci serve appunto nell'ambulanza. Comunque qua, ragazzi, la porta è bloccata. Non so se è un bene o un male. Fatto sta che il gioco mi sta di proprio a caratteri cubitali. Vai qui, vai qui. So che non ci andare, ma vai qui. Andiamo qui. Che cazzo è stato? Sono pronta, anzi, pistola da caccia. Oddio, non so cosa preferire, sinceramente, se lanciafiamme o la pistola da caccia. Raga, non mi piace per niente, ma proprio per niente. A parte sto garage è immenso, potrebbe esserci qualsiasi cosa. Prendi le scorte e scappa. Cioè, ragazzi, ma in una situazione del genere, no? Cioè, io non so, cioè, boh, voi, raga, rispondetemi, non so, voi avreste il sangue freddo per fare una cosa del genere? Cioè, ti vai a infilare in un posto che è infestato di mostri che ti possono ammazzare in qualsiasi momento? Cioè, io non so se avrei il sangue freddo per farlo. Sinceramente, proprio parlando, non credo. Poi non so, magari vivendo una situazione è diverso, per necessità te lo fai venire il sangue freddo, però oddio, troppa ansia, ragazzi. Poi al buio, non lo so. C'è sangue. Veramente dappertutto. E tra l'altro non si vede niente. Che bellezza.
Tra l'altro non capisco manco dove devo andare. Che è successo qua? Niente, ancora sangue, roba spappolata, qua non c'è niente. È una pessima, pessima sensazione al riguardo. Ma davvero pessima. Qua bisogna pure capire dove andare. Oh, ma tu guarda! C'è un'ambulanza. Sì. Spera che ci sia qualcosa qua dentro, perché sennò veramente siamo venuti a morire. Oh! Siamo venuti a morire per niente. Meglio così. Andiamo in shock. Allora, incrociamo le dita, ragazzi. Incrociamo le dita. Niente. Altro cassettino. Qui. Oh. Sì. Dai, dimmi che c'è sta qualcosa, ti prego. Grazie. Oh, è un kit, forse proprio per operare. Preparati a vestire. Oddio. Ok, chiedo scusa ragazzi, ho dovuto mettere un attimo in pausa perché c'è stato un attimo di lag. E... What? 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 Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oddio, ma che cazzo è sto coso? Oddio! Io proporrei di correre! Io proporrei di correre come se non ci fosse un domani! Ma tipo, veramente come se non ci fosse... Perché veramente non ci sarà un domani! Apri! Oh, oh, oh! Oddio, muoviti! Oddio, muoviti! Oddio, è chiusa! Non me di... Non me di... Non me di... È chiusa! Aprila! Oh, 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 niente panico, niente panico. Sì, 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 sì. No, no, no. No, 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 questo non me lo potete fare. Che cos'è sto coso? Cos'è? Apri, apri. Oh, via. Oddio, muoviti, ti prego! Oh, che cosa sei? Molla, molla! Oh! Oh, shit! Oh, shit! No! No, no! No! Cioè, no! Ho capito che ci sarebbe stato qualcosa di orrendo, ma non a sti livelli! Che diamine! Non si è mai abbastanza pronti psicologicamente per certe cose, ragazzi. Cioè, io che gli dovrei fare sta palla de lardo? Che cosa gli posso fare? Bello! Scatto fulmineo! Ma sei una merdaccia, scusa! No! Ma sei una merdaccia! Ma proprio una merda! Via un po' fuoco, grazie! Oddio! Oddio! È incacchiatissimo! È proprio arrabbiato, ma tanto, tanto arrabbiato! Scusa! Scusa se non ti aspetto, ho preso al volo due colpetti! Oddio, che io non mi voglio rinchiudere in un vicolo cieco, ragazzi. Non lo vedo, dov'è? Qua dietro! La puta che te pari. Io lancio anche... No! Ma lanci anche la merda. Ma che serio? Bombe rimbalzelle. Oddio, non è il momento, mi sa. Non è il momento! Pistola alla caccia. Non serve, raga. Oddio. Pistola alla caccia. Grazie. No! E si stacca pure, che schifo! Non è morto, non è morto! Ma ci avrò addosso quell'altro schifo! Oh, meglio correre! Meglio te sei parte della merda là in fondo! Bastardo! Dov'è? Ok, è lì! Oddio, c'è il muro! Oddio! È terribile! È assolutamente terribile tutto ciò! E bomba rimbalzelle, muoviti! Oh! Oh, 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 no! Non ci provare! E non ci provare! La puta che te pari, io pure a te!
Dov'è? Dov'è il panzone? Oh, oh, eccoti qua. Ciao. Ok, ok. Perché non mi voglio ritrovare l'altro davanti. Non muore. Non muore. Esplosivo. Oddio, dov'è? Dov'è? No, ma non può. Oh! Non puoi sfondare i muri così. La puta che te parió. Non c'ho. No, sto per morire. Non c'ho armi da mischia, che cavolo. Terribile, è terribile. È terribile. È terribile. Mi è piaciuto? Non credo, ma gli ha fatto il solletichino. Dov'è l'altro stronzetto che galleggia qua in giro? Dov'è? Bomba rimbalzella, scelgo te. Sì, ma non muore. Ho usato tutti i colpi per pistola da caccia. Non mi dica che se ne separa un altro. Deve esserci un modo per uscire. Siamo sicuri che sia morto? Non c'è più niente, ragazzi. Non c'è più niente. Accidenti. Ok. Ciao, bello di mamma. Chissà tu da dove cacchio sei uscito. Un'altra cosa alle forme. Tanto per cambiare. Allora, direi di fare un giretto, ragazzi, per raccogliere veramente tutto quello che c'è, perché un po' di robetta l'hanno sparsa. Però bisogna riuscire un attimo a individuarla. Ma devo pure riuscire a capire se davvero guardo in tutte le stanze, perché sto posto è immenso ed è labirintico, come ogni ospedale che si rispetti. Quindi esplosivo, colpi per fucile. Grazie. Giusto quello che non ho usato, tra l'altro. Forbicine al massimo. Bombe rimbalzelle, creiamone un paio, ma non credo che me servano. Cioè, non me serve, regà, per prendere questa roba. Quindi, oddio, che è? Oddio, che è? Che è? Cioè, non è bastato, no? Tutto quello che è successo. Che cos'è? Oddio. Cazzo, è ancora vivo. Oh, lo stronzetto galleggiante, ancora vivo. Mi ha aperto l'uscita, credo, comunque. Allora, colpi per pistola, esplosivo, bla bla bla. Che palle, raga. Oddio, controlliamo bene qua. Colpi per fucile, esplosivo. Prepariamoci, perché di sicuro ci sarà qualche altra cosa, sorpresina, che ci aspetta di qua. Questa prima era incrostata per bene. C'era aperta il nostro amico. Sei qua? Lo so che ci sei, t'ho visto. Non giochiamo a nascondino. Non mi piace giocare a nascondino. Va bene? Che devo fare? Devo salire di qua o non lo so. Proviamo. Allora, io mi metterei un attimo questo, perché almeno a distanza ravvicinata è più efficace. Mi sa proprio che devo salire di là. Cioè, mi sta tipo spianando la strada lo stronzetto. Va bene. Vorrà dire che seguirò la strada. Che bello. Bellissimo passare qua in mezzo. È sempre tanto entusiasmante passare in mezzo ai funghi, ai bozzoli e a cose che mi vorrebbero mangiare la faccia. È sempre fenomenale. Sì, sì. Ah! Tua ermana! Madonna, se mo ti faccio saltare la testa, mi hai rotto le palle! Mo scappi, merda! Mamma santa! Oh! Oh! Che merda! Non muore, regà, non muore! Mannaggia tutto! Ehi! La puta che te pario! E vattene a fan... Minchia! Regà, non c'ho più niente. E mamma santa, dai, mamma santa. Io non ho parole, regà. Sì, vabbè, vabbè, vabbè.
Oh, oh, oh. Ma che cavolo? Qua ci stanno pure le tossine. Ha lanciato una scurra che porca vacca, ha intossicato tutto l'ospedale. Non ce la faccio, raga. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Tra l'altro è silenzioso il bastardone. Ovviamente. Dai, fatte vedere. Concludiamo sta storia. Che m'hai rotto? I maroni. Posto del cazzo. No, raga, non si affronta, eh. Non si affronta. Che cavolo. Oh, allora. Alcol. Mi serve medikit? Assolutamente sì. Curiamoci. Oh, Gesù. Allora, direi di crearcene subito un altro. E i pugnali a volte possono salvarci, ragazzi. Direi di crearne un paio. È un incubo. Un maledetto incubo. Io non ce la posso fare. Ti prego. Ah, quello che mi dà ce l'ho pure al massimo. Ma va, fanchiulo, va. Niente, resterà così com'è. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Qua. Ok. Lanciafiamme, straccetto. Ci piace. Dopodiché sembrerebbe. Questo era un obitorio. Mamma mia. Ok, alcol, straccetti al massimo. Colpi per fucile. Ehi, ciao. Si è affacciato, che simpatico. Allora, posto per uscire. Posto per uscire. Fatemi andar via. Voglio andarmene. Che cazzo di incubo, oh. Ovviamente non è finita qua. C'è qualche altra maledetta mostruosità che mi aspetta qua sotto. Nessuno crederà mai a questa storia. Perché non dovrebbero? Tanto c'è. Il mondo in cui vivete la rende parecchio credibile, direi. Quindi, allora, sbirciando un po' qua fra le auto. Non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Vedo la luce? Ditemi che è la luce. È la luce del mondo esterno? Non ce la faccio più pure questa maschera qua. Mi sta sfiatata. Da 3 anni. Allora, qua dentro che ci abbiamo? Ingranaggetto, ingranaggetti, ingranaggetti. Ok. Quindi, da dove si esce? Vi prego, fatemi uscire. Non ne posso più. Ok. Oh. Oh. Il mondo di fuori. Dio, ti ringrazio. Spero che mamma mia, raga. Ci abbiamo messo 3 anni, ma starà bene. Di sicuro. Uff. Il punto è, dov'è l'eb? Oh! Eccoci qua. Ok, ok. Chi c'è? Oh, shit. Adesso comunque io sarò pure una ricercata, diciamo così, no? Sì, penso di sì, perché comunque Isaac ci aveva fatto imprigionare. Ti stanno cercando tutti. Nora ci ha fatti scappare. È un macello. Ti avevo detto di aspettare. E come? I tuoi amichetti sono ovunque. Hai quello che ci serve? Sì. Dobbiamo solo capire come andarcene. Detto niente. Ehi. C'è una barchetta. Seguimi. Però non ci siano altri intoppi, ragazzi. Intanto che torniamo all'acquario. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ehi, Alice. Ehi. Vuoi accarezzarla? Non morde. Oh.
Sì, visto. Finito. Adesso puoi entrare se vuoi. È andata bene? Oh. Sì, per fortuna. Ehi. Sono dei bambini. Lo so. Che ci è successo? Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Può essere. Vado a vedere come sta. Ok. Ok, di nuovo un sogno, ovviamente, anche se non sembra esserci lo stato di allarme che c'era quando appunto Abby ha trovato suo padre. Ok, vediamo dove ci porta questo sogno questa volta. Beh, alla fine ragazzi la cosa positiva è che siamo riusciti ad aiutare Yara, ecco, questo sì. Cosa troveremo stavolta? Sempre Seattle, però giorno 3. Owen, sono io. Che ci fai sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le iene non scherzano. Perché stanno litigando? No, vaffanculo, Yara! Io non ti lascerei mai. Lev vuole restare a Seattle. Ma Owen li ha invitati a Santa Barbara. Oh. È tipico di Owen. Ormai l'avrai convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Ma non se vieni tu. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Iene cambia idea e si converte. Non c'entra Owen, vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby. Lo sei sempre stata. Non sei cambiata. Vuoi aiutare quei ragazzi?
Esci dalle loro vite prima di rovinarle. Oh, cavolo. Abby. Bella maglia. Stai bene? Il tuo braccio va un po' meglio di stamattina. Lev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo? Perché? Era qui una... È abbastanza agitato. Certo. È corso via di qua. Ah, sinceramente, ragazzi, non ho capito la sparata di Mel. Cioè... se ha capito qualcosa, nel senso che fra Owen e Abby c'è stato appunto qualcosa. Fatto sta che comunque non la può vedere, evidentemente non l'ha mai potuta sopportare. Ha detto sei sempre stata una stronza, tale rimarrai, quindi probabilmente già prima non la poteva vedere, anche perché comunque era la ex del tipo con cui sta. Quindi Lev! Cioè, non è facile. Lev, torna qui, per favore. Vabbè, vediamo di trovare il ragazzino. Perché Lev non vuole andare a Santa Barbara? È preoccupato per nostra madre. Per cosa le succederà a causa nostra. E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Cosa rischia tua madre? A volte i genitori sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo per aiutarla? Non accetterà mai di partire. Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a Lev. Lev! Lev! Mi dispiace! Lev! Guarda. Chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali, ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa. Lo senti? Lev! Quindi in pratica... alla fine toccherà, immagino, a noi andare a salvare la madre, no? Ci scommetto gli zebedecano, no. Non ti ho capito. Tranquilla. Alice. Tranquilla, vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'è? Amore. Non ti fa niente. Ok, guarda. Ma sì, te lo lancio, guarda, amore, tieni. Oh. Vai, prendi. Oh, amore. Che mi riporta. Forse il calamaretto. Anzi, il polipetto, quello che è. Ok, un'altra volta. Tieni, amore. Quanto è dolce. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Dai, prova. Ma sì, sì che lo è. Non proverà a mordermi, no. Vero? No. No, promesso. Te dolce. Posso rifarlo? Lei non certo. Chiede altro. Amore, te la devo lanciare io. Va bene, tieni. Mi sa che è arrivato il momento però di trovare Lev. Andiamo, dai. Continuiamo a cercarlo. Scusa, Alice. Amore.
Vediamo dove si sarà ficcato il piccolo Lev. Lev! Perché fa così? Pensi sia possibile che convinca tua madre? Eccola là. Se l'avesse visto in quel modo, l'avrebbe strangolato a mani nude. Ah. Una madre affettuosa. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano Lily. Per molto tempo non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi, le tradizioni. E quando mi rivelò i suoi veri sentimenti, io gli risposi di tenerli nascosti. Perché speravo fosse solo una fase. Mi è sembrato sereno per un po'. Ma poi si è rasato i capelli. Come fanno gli uomini. Era un suicidio. E siete fuggiti. Prima l'ho insultato. L'ho colpito. Dio, che stupida. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale. Vieni. Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi, intendo. La settimana scorsa ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me. Ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. È tradizione. Povero Lev. Che cavolo. Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la California? Sì, ecco, sotto. Vedi. Qui c'è Seattle. E questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontano. Già. Bene. Non è una situazione facile, ragazzi. Più che altro, tipo appunto in questi gruppi dove ci sono culti, sette, robe simili. Comunque qua dentro non mi sembra ci sia rimasto molto. Che cavolo li prendiamo? Qui non c'è una mazza. Anzi, è proprio tutto distrutto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo scendere qua? Suppongo, quindi. Okay. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. A diversi piani sto coso. Che ci sarà mai? Vediamo un po'. La qua magliette ce ne sono. Forse un po' troppo semplice. Queste magliette non sono granché. Bisogna trovare qualcosa di speciale. Proviamo ad andare di qua. Vediamo un po'. Dai. Qualcosina di un po' più particolare. Ci deve essere. Minchia, era grande sto negozio, eh. Porca miseriaccia. Una grande sì. Tipo due piani. Incredibile. Cosa c'è qua sotto? Dove sarà mai quello che cerchiamo? Qua no. È uno squalo. Ho detto che lui ama gli squali. Che carino. Amore, quanto è bello. È carinissimo. Scelto. È lui. E questo? È perfetto. Me l'ha torto, sai. Sei una bella persona. Non mi conosci.
Ah, quanto basta. Abby, la smetti di rubare la mia roba, ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, beh, il mio acquario, le mie cose. Scherzavo, serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso parlarti? Ti raggiungo. Vuole parlare. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte invece. Allora, vieni a Santa Barbara, vero? No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero, lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Abby. Nessuno ce lo impedisce. Ah. Sentito. Cioè, fatemi capire. Lui sta per avere un figlio da Mel. Torna indietro! Ciaone. Che sta facendo? Che è guaio. A cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. E te pareva. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Qualche ora. Cazzo. Merda. Lo raggiungeremo con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata. Sto bene. È l'unico modo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì, restando qui e aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Si è creata una situazione che, per carità divina, ragazzi. Cioè, per carità. Cioè, lui sta per avere un figlio da Mel. Però mi sembra di aver capito che comunque sta ancora sotto Abby, ragazzi. Come stai? Nessuno ci impedisce di essere felici. Oddio. Fino a una certa. C'è sta quell'altra che già non mi può vedere. Cioè, come fai ad aggiustare una situazione simile? Praticamente, cioè, non dico impossibile perché niente è impossibile, però... Cioè, mamma mia, ragazzi. Allora, ovviamente, mi fermo qua, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Per fortuna siamo riusciti ad andare un pochettino avanti. Ci tocca ancora, ragazzi, giocare nei panni di Abby. Lev ha fatto di testa sua, vuole andare a salvare la madre, nonostante la madre lo odi, sembrerebbe. Perché forse se lo vede lo ammazza, veramente. Le belle storie di famiglia, ragazzi. Io proporrei un bel c'è posta per te, per risolvere tutto. Quindi vedremo come un attimo si svilupperà questa situazione, chissà se riusciremo a salvare questa signora, questa persona, che però sembra essere molto devota. Io non lo so se riusciremo in qualche modo a farle cambiare idea. Fatto sta che quindi adesso dovremo arrivare su questa benedetta isola. Una volta sull'isola dovremo trovare Lev, di sicuro sarà un macello perché sarà pieno di questi. Dovremo arrivare dalla madre, insomma, raga. Cioè, ce ne passa ancora, mamma mia, ce ne passa ancora di tempo prima che salutiamo Abby di nuovo. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao!